Io sono un arciere. Io tengo la freccia tirata, l'arco in tiro, e solo quando sento di poter prendere il centro o quantomeno andarci molto vicino, scocco quella freccia. Quindi in questo momento sto con l'arco tirato. Però non so se la freccia giusta è quella già inserita o è l'altra, quella dopo. Non lo so. Metaforicamente parlando, ti dico che sto puntando a delle storie. Io vado cercando storie, insomma. Ti posso dire che arrivo da poche ore, ho finito un film a Torino e racconto una storia moderna, attuale, sul tema del lavoro, sul tema della media impresa che chiude dall'oggi al domani, sul tema di famiglie che perdono il lavoro così repentinamente ed è la storia di un ragazzo del nord che invece ha questa drastica regola del perdere il lavoro così solo perché non c'è una politica che riesce a mettere una rete di protezione per la media impresa, non ci sta questa regola assurda e dolorosa e da operaio decide che quell'azienda che sta per fallire, che stanno facendo fallire appositamente, la comprerà lui e come? E quindi mette in gioco tutta la sua vita e ci riesce. Questo signore si chiama Enzo Muscia, quindi se guardate su internet troverete la loro storia raccontata meglio di come l'ho raccontata io. Mi interessava raccontare questo tema, il lavoro, e mi interessava molto raccontare queste persone, questi italiani poco raccontati. In Italia c'è la tendenza a raccontare la depressione, la paura, l'ansia, la cruenza, il sangue, la malavita, che va tutto bene come, da un punto di vista di genere cinematografico. Io caratterialmente vado sempre contro tendenza e vado contro tendenza perché ci vorrà qualcuno che racconti anche che esiste un'Italia straordinaria fatta di persone pazzesche che potrebbero tenere in piedi un paese. Ecco, io faccio quello. Sono attratto io dal genere di racconto, sono attratto dai vari generi cinematografici o di serie TV più cruente, più forti, più sanguinarie. Sono attratto come attore. Però come narratore mi sento di avere il dovere di dover dare spazio anche a un'Italia migliore, se no qua non se ne esce. E questo, ma c'è anche un film girato in Calabria l'anno scorso che racconta la storia di Domenico Lucano, il sindaco di Riace, e qua mi fermo, dovete solo andarlo a cercare e capirete perché ho fatto un film su quell'uomo.